Con l'aiuto dell'applet virtuale scegliamo uno dei metalli proposti, per esempio il calcio, e andiamo a costruire sperimentalmente il grafico che riporta il potenziale d'arresto in funzione della frequenza per il metallo che abbiamo scelto, cioè per il calcio, dal momento che in questo grafico il calcio non è presente. Cominciamo quindi dalla ricerca della frequenza di soglia. Partiamo da una lunghezza d'onda infrarossa, aumentiamo al massimo l'intensità della radiazione elettromagnetica e vediamo che l'effetto fotoelettrico non si realizza, cioè non vengono espulsi gli elettroni. Allora riduciamo progressivamente la lunghezza d'onda, quindi aumentiamo la frequenza e vediamo che quando arriviamo intorno ai 428 nanometri, ecco 428 nanometri, gli elettroni ancora non escono. Appena uno supera questo valore e per esempio ci portiamo a 425 nanometri, vediamo che iniziano a uscire i primi elettroni molto lenti. Quindi vuol dire che stiamo appena sopra la frequenza di soglia. Come frequenza di soglia possiamo prendere quindi 428 nanometri e riportiamo qua il valore. Questa è la lunghezza d'onda di soglia, corrisponde a 0,428 micron. Per calcolare la frequenza di soglia a partire dalla lunghezza d'onda di soglia dobbiamo dividere C, la velocità della luce nel vuoto, diviso questo valore, cioè la lunghezza d'onda di soglia, e otteniamo 0,701 per 10 alla 15 Hz. Come vediamo dall'applet virtuale, in corrispondenza della frequenza di soglia non è necessario attivare una polarizzazione inversa, dal momento che tanto gli elettroni non escono. Quindi alla frequenza di soglia corrisponde un potenziale d'arresto pari a 0. Questo punto sul grafico è rappresentato qui, dove si vede praticamente 0,7 per 10 alla 15 Hz corrisponde al potenziale d'arresto nullo. Questa quindi è la frequenza di soglia. L'asse X, l'asse orizzontale, è questo. Ora mettiamo altri tre valori di frequenza che sono superiori alla frequenza di soglia. Quindi scegliamo adesso 0,8, 1 e 1,2 per 10 alla 15 Hz. Dal momento che siamo sopra la frequenza di soglia, gli elettroni saranno estratti dal metallo, quindi dal calcio. E se la frequenza è ancora abbastanza bassa, 0,8 è di poco superiore a 0,7, allora questi elettroni usciranno con bassa energia cinetica e sarà facile arrestarli prima che arrivino al collettore. Cioè basterà un piccolo potenziale d'arresto. Ma se noi poi prenderemo per esempio 1,2 per 10 alla 15 Hz, quindi una frequenza maggiore, questi elettroni usciranno con più energia cinetica e quindi sarà richiesto un potenziale d'arresto più grande per fermarli. Cominciamo quindi con la frequenza 0,8 per 10 alla 15 Hz, che corrisponde a 375 nanometri. Per calcolare la lunghezza d'onda corrispondente basta, come al solito, dividere C, velocità della luce, diviso questa frequenza 0,8 per 10 alla 15 Hz. Quindi andiamo a impostare 375 nanometri nell'applet virtuale e vediamo che gli elettroni vengono estratti naturalmente con velocità diverse e ci chiediamo quale deve essere il potenziale d'arresto per fermare gli elettroni più veloci. Vediamo che questo potenziale d'arresto è meno 0,40 volt, che riesce ad arrestare gli elettroni più veloci in corrispondenza del collettore. Quindi andiamo a scrivere nella tabella che in corrispondenza della frequenza scelta, 0,8 per 10 alla 15 Hz, il potenziale d'arresto è 0,40 volt. Adesso andiamo a mettere la frequenza più alta, 1 per 10 alla 15 Hz, che corrisponde a 300 nanometri di lunghezza d'onda. Vediamo, come è logico, che gli elettroni escono con più velocità. Ci riferiamo sempre agli elettroni più veloci, quelli che sono legati più debolmente nel metallo. E vediamo anche che il potenziale d'arresto precedente, meno 0,40 volt, non è più sufficiente ad arrestare questi elettroni veloci. Andiamo quindi a modificare il potenziale d'arresto per cercare il valore adatto che è in grado di fermare gli elettroni veloci in corrispondenza del collettore. Vediamo che questo valore è 1,20 V e lo scriviamo qua. Ora aumentiamo ancora la frequenza a 1,2 per 10 alla 15 Hz, che corrisponde a 250 nanometri di lunghezza d'onda. Quindi portiamo la lunghezza d'onda a 250 nanometri. Vediamo che il potenziale d'arresto precedente non è più sufficiente perché gli elettroni escono ancora più veloci dal momento che la frequenza è aumentata.
Se la lunghezza d'onda è diminuita, la frequenza è aumentata. Infatti la lunghezza d'onda aumenta verso destra, la frequenza aumenta verso sinistra. Andiamo quindi a cercare il nuovo potenziale d'arresto che risulterà di 2 volt, meno 2 volt. Eccolo qua. Vediamo che in corrispondenza di 2 volt di potenziale d'arresto gli elettroni si fermano in corrispondenza del collettore. Ora possiamo quindi tracciare il grafico potenziale d'arresto in funzione della frequenza. Come abbiamo detto prima, più la frequenza è alta, più gli elettroni escono veloci. È logico, perché un'alta frequenza corrisponde a una grande energia dei fotoni. I fotoni della luce incidente in questo momento hanno una grande energia. Ricordiamo che l'energia è data da H per F, la costante di Planck per la frequenza della luce. Quindi questi fotoni sono energetici e quindi riescono a dare una grossa energia cinetica agli elettroni estratti. Di conseguenza è necessario un potenziale d'arresto più grande per fermarli. Vediamo che i 4 punti sperimentali si dispongono su una retta e chiediamo a XL di trovare l'equazione di questa retta. XL trova in particolare l'intercetta, meno 2,8 volt, e sarebbe questo valore qui, l'intercetta della retta. Ma questo meno 2,8 volt è anche il potenziale di estrazione. Basta moltiplicarlo per la carica dell'elettrone, quindi E per 2,8 volt, e abbiamo il lavoro di estrazione, 2,8 elettron volt. Questo è il lavoro di estrazione del calcio, così come risulta dalla simulazione virtuale. Quindi servono 2,8 elettron volt per estrarre dal metallo, quindi dal calcio, gli elettroni legati più debolmente. Ora che abbiamo trovato il lavoro di estrazione del calcio dall'intercetta della retta, utilizziamo il coefficiente angolare che ci fornisce Excel per calcolare la costante di Planck. Infatti sappiamo che il coefficiente angolare di tutte queste rette, per tutti i metalli, quindi anche per il calcio, è dato da H su E. Dunque, conoscendo questo coefficiente angolare, che vale 4 per 10 alla meno 15 volt su Hertz, e facendo la formula inversa, troviamo la costante di Planck H. Bisogna moltiplicare il coefficiente angolare per la carica dell'elettrone. Dunque prendiamo questo valore, 4 per 10 alla meno 15, lo moltiplichiamo per la carica dell'elettrone e alla fine troviamo la costante di Planck, che in questo caso viene molto vicina al valore che è conosciuto in letteratura, che è 6,63 per 10 alla meno 34 joule secondo. A noi viene 6,4, valore ottenuto, diciamo così, tra virgolette, sperimentalmente con questa applet virtuale. Infine andiamo a vedere, giusto per controllare su Wikipedia, qual è il lavoro di estrazione del calcio. Noi abbiamo trovato praticamente 2,8 elettron volt. Wikipedia ci dice che è circa 2,9 elettron volt, quindi un valore piuttosto simile a quello trovato da noi.